Poi noi abbiamo mille facce della depressione, mille eh, fenotipi diversi e quindi abbiamo bisogno di tanti strumenti terapeutici tra i quali poi ci sono delle innovazioni di cui parleremo. Oggi parliamo di depressione resistente e quello che mi propongo con voi di fare brevemente è definire cosa si intende. In realtà vedremo che non c'è una divisione così condivisa, ma è importante poi per leggere i dati di efficacia dei nostri trattamenti, che poi vuol dire anche cosa devo fare io nella pratica clinica domani mattina quando ho un paziente che mi si siede davanti e non ha risposto a un farmaco. Depressione resistente, depressione refrattaria cambia notevolmente e io devo saper leggere bene gli articoli per sapere quali sono le strategie terapeutiche che hanno una solida base di evidenza scientifica. Quanto è frequente il fenomeno, che implicazione e poi qualcosina sulle strategie di trattamento. Ovviamente molte cose sono accennate per brevità di tempo. Allora, come definizione, se volete questo è un articolo che fa un po' il punto, ma ci sono tantissimi modelli che hanno proposto e stadiato la depressione e tentato di definire la, la, la depressione resistente. Al di là della presentazione dei singoli modelli, quello che mi preme sottolineare è che sono modelli diversi, sono modelli quindi che non condividono una unica definizione, un altro articolo, se volete prendervelo è questo, quello che si evidenzia è che non c'è un consensus. Quindi nella letteratura, se io leggo soprattutto gli studi di trattamento, quando quindi vado a leggere un farmaco che è proposto e studiato nella depressione resistente, devo andare ben bene a leggere come hanno definito questa depressione resistente perché non esiste un consensus eh, generale e soprattutto non sappiamo ancora quali siano le dosi e l'adeguatezza di durata di un trattamento. Quindi il fenomeno è abbastanza complesso. E poi c'è una critica fondamentale, questo è un lavoro molto vecchio ma che secondo me sottolinea un aspetto che rimane fondamentale. Tutti gli studi sulla depressione resistente, le definizioni, i modelli che vi ho fatto vedere prima sono incentrati sui farmaci intanto e partono dall'assunto che la depressione è un'entità unica, che è stata un po' l'illusione degli anni 80-90, quando c'era l'enorme studio Star dove pensavamo anche noi di trovare un farmaco, o un algoritmo di trattamento che andasse bene per la depressione maggiore. Ma è ovvio che la depressione ha dei sottotipi diversi e quindi parlare di una non risposta, una resistenza a un farmaco, senza tenere presente qual è il sottotipo di recettore, può non essere corretto. E poi l'altro aspetto, eh, di nuovo ehm, il professor Biggio l'ha sottolineato prima: non abbiamo solo dei trattamenti farmacologici che alterano e modificano la plasticità neuronale, ma tutti i trattamenti psicoterapici o psicosociali in senso più ampio, anch'essi modificano. Quindi, anche qua, è un altro problema, come definiamo, e se dobbiamo inserire un trattamento inefficace psicoterapico nella definizione della depressione resistente. Vi dico già che nessuno studio di quelli che vi presenterò l'ha mai fatto, quindi abbiamo un enorme punto interrogativo. Questo è stato un po' appunto l'illusione e il, eh, i problemi che sono nati perché eh, c'è stato il tentativo, io la chiamo l'illusione che abbiamo avuto in anni passati, di trovare degli algoritmi che potessero essere applicati a tutte le forme di depressione, questo è lo Stardì. lo Stardì aveva come primo passo di entrata il Citalopram, il Citalopram è un ottimo farmaco, non c'è dubbio, ma certo che se noi lo applichiamo a qualunque tipo che arriva davanti a noi e ha un disturbo, depressivo maggiore, immaginate nella vostra attività clinica quotidiana, eh? gli do il a tutti, indifferentemente, è ovvio che poi il risultato è stato avere dei tassi di risposta del 47% e remissione del 27% che sono molto bassi, non sono quelli che noi abbiamo, se uno di noi che fa attività privata avesse questi tassi di risposta e remissione avrebbe già chiuso il suo studio, quindi è ovvio che eh, noi tutti nella pratica clinica scegliamo il trattamento se volete un altro termine, personalizziamo il trattamento in base a una serie di caratteristiche. Al di là di tutta questa parte, che è problematica, però serve poi a leggere gli studi che vi presenterò dopo, c'è comunque una sorta di consensus, che è quello dell'EMA, che ha in qualche modo dovuto prendere una posizione per definire le regole per lo studio, che è stata questa. Quindi quando parliamo di depressione resistente, in realtà se facciamo riferimento ai criteri EMA dovremmo parlare di una forma di, di una psicopatologia, di un disturbo, di un soggetto che non ha risposto ad almeno due trial di antidepressivi dati consecutivamente. Purché a dosaggi adeguati, a dosaggi adeguati non è definito, ma almeno al dosaggio minimo efficace, quello che si è differenziato rispetto al placebo, e per una durata adeguata che in genere varia tra le 6 e 8 settimane. Quindi questa è la depressione resistente come la concettualizziamo adesso. Quanto è frequente questa depressione, cioè una forma che non ha risposto a due trial sequenziali di antidepressivi? Beh abbastanza frequente, non così frequente, quindi quando leggete 30% delle depressioni sono resistenti, no, quelle sono le depressioni che non hanno risposto a un trial ma una proporzione che varia dal 6 all'11% circa, questi sono dati che derivano da tanti studi, sono studi americani fatti sui database delle eh, compagnie assicurative oppure gli studi fatti sui registri dei paesi nordici, qua vedete la Svezia, sostanzialmente sono tutti definiti come soggetti che non hanno risposto ad almeno due trials consecutivi, beh una quota abbastanza rilevante. Abbiamo anche dei dati d'Italia che vi presento, questo è uno studio che è stato fatto in tutta Italia, qua la definizione era un po' più restrittiva perché la proporzione di depressione resistente è stata calcolata in quei soggetti che non hanno risposto a due trial consecutivi con un antidepressivo, dato assunto per almeno quattro settimane, ma vedete a massimo dosaggio, cioè al, ma al dosaggio massimo da scheda tecnica del farmaco, quindi è una definizione molto più restrittiva. Comunque, utilizzando anche questa definizione di, di, di depressione resistenza così eh, netta e così rigida, abbiamo una proporzione del circa 5%. Se uno la legge così, 5% non è tanto, ma se guardate i numeri e poi potete vedere la vostra regione di provenienza, calcolate un po' quanto è la, il carico di, eh, in termini numerici, non parlo poi ovviamente della sofferenza di questi pazienti, e quindi il fenomeno, se volete, in termini percentuali non è così rilevante rispetto, per fortuna, ma abbiamo degli ottimi strumenti terapeutici, però abbiamo una proporzione di sicuramente pazienti rispetto ai quali non abbiamo grandi opzioni terapeutiche o non avevamo meglio grandi opzioni terapeutiche. La cosa che mi ha colpito leggendo questo studio è poi che il periodo, il tempo che ci mettevano i, i clinici, questo era uno studio osservazionale, quindi l'hanno fatto nei CSM di tutta Italia, il tempo che ci metteva un clinico a cambiare farmaco dopo una non risposta, è 21 settimane, quindi altro che 4 settimane del periodo minimo in cui il paziente dovrà aver assunto il farmaco. Questo se volete dal punto di vista poi per noi, per noi che facciamo i clinici, è un invito forte, cioè siamo evidentemente troppo lenti nel far qualcosa nel momento in cui il paziente non risponde ad un trattamento. Ovviamente parlare di depressione resistente significa parlare di forme molto consistenti, molto gravi come quadro clinico. Uno elemento che mi sembra abbastanza ovvio ma vale la pena ricordarlo è che si associa a tassi di suicidio nettamente superiori, quindi questo è ovvio, tanto più dura, tanto più grave è la sintomatologia, tanto maggiore è la resistenza ai trattamenti, tanto più il nostro paziente è esposto al rischio di suicidio e esposto anche a un rischio di mortalità per cause indipendenti da suicidio. Quindi questo altro aspetto lo accenno, ma è un'altra delle dimensioni che sta esplodendo in psichiatria su eh, aspetti diciamo, di infiammazione cronica associati alla persistenza della sintomatologia che evidentemente comportano poi una serie di rischi per la salute del nostro paziente e per la sopravvivenza che sono indipendenti dalla suicidalità. E poi l'aspetto più in, mh, rilevante, se volete, è che, eh, come dire, data l'inefficace risposta a due dei nostri trial, se noi andiamo al terzo, al quarto, voi vedete che crollano, questo è lo Stardee, le probabilità di risposta e remissione. Abbiamo già criticato prima lo Stardee, però lo Stardee comunque ci ha insegnato, in qualche modo ci ha dato un segnale, il fatto è che dopo che ho usato un primo SSRI, un secondo SNRI o qualunque dei farmaci a nostra disposizione, le probabilità di risposta in qualche modo crollano. E l'altro elemento per me abbastanza significativo è che anche se poi hanno risposto questi pazienti al terzo, al quarto tentativo, la risposta non è stabile. Questo ci riporta alla lettura magistrale del collega che ha parlato dell'effetto placebo e non è stabile. Voi vedete la probabilità di ricorrenza, cioè tanto più la curva si sposta sulla sinistra. Eh, tanto maggiore è la proporzione di soggetti che ricadono precocemente, quindi abbiamo delle risposte incomplete, delle risposte non soddisfacenti e altamente instabili. Se volete dei dati più nuovi, questo è un altro studio recente che è stato fatto, uno studio multicentrico, lo vedete sulla sinistra, è il campione italiano dei soggetti inclusi che erano 124, quindi un numero abbastanza consistente, lo vedete sulla destra. Questo è uno studio recente che è stato pubblicato, questa è la fotografia. Quindi, il studio naturalistico in cui di nuovo pazienti presi nei CSM, quindi sono estremamente rappresentativi della popolazione dei pazienti che noi vediamo tutti i giorni, sono stati trattati e seguiti naturalisticamente. Quindi, lo psichiatra qua poteva fare quello che voleva, usare qualunque tipo di strategia possibile e immaginabile, quelle che utilizziamo nel caso della depressione resistente. L'elemento interessante è il, la proporzione di soggetti che a 6 mesi o a 12 mesi continuavano a rispondere nonostante tutti i tentativi dei nostri colleghi clinici. 73% a sei mesi non, non risponde ancora, a 12 mesi 70%. In Italia abbiamo dato il dato del 72% dopo sei mesi. Quindi vuol dire di nuovo che se identifichiamo un sottogruppo Pur minoritario in termini percentuali, ma significativo in termini numerici, di pazienti che non ha risposto a due trial consecutivi, dati bene, ad elevato dosaggio, poi vedete che sostanzialmente le probabilità di rispondere ai comuni meccanismi e alle strategie sono molto basse. Quali sono quindi queste strategie di cui abbiamo a disposizione? Beh, qualcosa in effetti abbiamo, anche qua vi presenterò i dati velocemente e con un approccio dettamente clinico, che parte da una prima non risposta, quindi anche qua attenzione a definire depressione resistente o depressione che non ha risposto ad un primo trattamento. Allora, ovvio che la prima cosa che ci dobbiamo domandare di fronte a un paziente che non risponde è se serve salire col dosaggio dei nostri farmaci. Ci sono alcuni dati interessanti, abbastanza recenti: questi sono dati che vi presento, sono le curve dose-risposta. Quindi non parliamo di pazienti resistenti, ma una prima indicazione potremmo averla da studi di questo genere, cioè i pazienti trattati con dosi più elevate rispondono meglio ai nostri trattamenti? Beh, con gli SSRI no, cioè in qualche modo c'è una curva che raggiunge il plateau a un dosaggio di 30 mg equivalenti di fluoxetina, quindi sostanzialmente con gli SSRI salire ulteriormente di dosaggi serve non granché. Con i farmaci duali tipo venlafaxina o meglio con la venlafaxina che è particolare e la venlafaxina a basso dosaggio non recluta sufficientemente quindi devo salire di dosaggio in effetti c'è una efficacia che sale con un dosaggio fino a 150 ma sale ancora un po' quindi con la venlafaxina ad esempio potrebbe aver senso salire decisamente con i dosaggi. Studi invece fatti sui resistenti. Qua non è solo dose, curva e risposta, ma è un altro modo di leggere e di ottenere dei dati clinici. Voi vedete qua sono degli studi che sono stati fatti randomizzando i pazienti che non avevano risposto ad un farmaco, ad un certo dosaggio. Lì il paziente o saliva di dosaggio o continuava la stessa dose con lo stesso farmaco e sostanzialmente non vedete differenze. Quindi in qualche modo la conclusione almeno per gli SSRI, questo è il limite, che non ha tanto, eh, non ha tanto senso clinicamente salire enormemente con i dosaggi una volta che il paziente non ha risposto a un primo trial. Ovviamente una seconda strategia di fronte a un paziente che non ha risposto è aggiungere psicoterapia. Anche qua gli studi sono molto pochi eh, e sono andato a prendermi questa revisione della Cochrane per Comunque serve, cioè gli studi sono pochi perché vedete che sono tre sostanzialmente con la CBT in aggiunta, quindi attenzione: CBT aggiunta sequenzialmente in pazienti che non avevano risposto ad un primo trial con antidepressivo, non a cavolo. E quindi il risultato è che c'è una certa efficacia e quindi può essere una strategia utile in pazienti non responsivi. L'altra domanda è: cambiamo farmaco? E qua la domanda è. Lo switch lo faccio intra o extra class, cioè da SSRI SSRI, da SNRI SNRI o cambio meccanismo d'azione. Eh, anche qua sono dati vecchi. Vedete che la meta analisi del 2008 perché non ci sono stati studi più recenti. Ma sostanzialmente, se prendo tutti i singoli studi, non vedo differenze. Se li metto tutti insieme, quindi aumento il potere statistico, ottengo un lieve beneficio: cioè, vedete il rombo che è spostato e non tocca la linea, quindi un minimo di beneficio c'è. Ma questo sostanzialmente gli autori concludono che non è così significativo dal punto di vista clinico, quindi il vantaggio non è così. Quindi, qua certo, io direi che conviene forse cambiare da una classe all'altra, ma questa è la ragione per cui l'EMA, quando parla di depressione resistente, dice non importa se lo, i due trial erano tutti e due della stessa classe o di classe diversa farmacologica. Altre opzioni ne abbiamo perché come vedete abbiamo la possibilità di combinare due antidepressivi, di fare un augmentation e così via. Allora qua sono andato a leggere i dati in maniera un po' attenta perché quando normalmente ci si vedono e si legge una cosa di questo genere noi abbiamo un'enorme quantità di opzioni per fortuna. Io qua vi ho riportato le eh, linee guida della World Federation delle società di psichiatria biologica e voi vedete good evidence, moderate evidence, ma comunque evidenze in qualche modo forti su tutta una serie di strategie di augmentation. Il punto è attenzione, queste sono strategie che possiamo utilizzare con beneficio in pazienti che non hanno risposto ad un singolo trial con un primo antidepressivo. Quindi se vogliamo dare per esempio quetiapina, brexpiprazola, ripiprazola o litio, sono ottime strategie, funzionano, ci sono buone evidenze di questa efficacia, ma le evidenze in questo caso sono limitate a non risposta ad un singolo trial. Questo è uno studio più recente dell'anno scorso che sostanzialmente ha fatto lo stesso tipo di lavoro, cioè sono andati a leggere e a trovare tutti. Anche qua sostanzialmente vi ho riassunto i risultati. Se non rispondo ad un singolo trial ho... Evidenze di una significatività di efficacia, quindi funziona verso placebo in termini di risposta, di remissione, eccetera, per tutta una serie di strategie. Fondamentalmente, combinare a potenziare con degli antipsicotici atipici, potenziare col litio, eh, dare degli psicostimolanti in Italia non è fattibile, eh, dare gli ormoni tiroidei. Quindi, queste sono strategie che in effetti si sono dimostrate efficaci. Il discorso è invece di andare a leggere e trovare gli studi che l'hanno fatto su pazienti con la definizione di resistenza che vi ho portato prima, cioè almeno due trial inefficaci. Quali opzioni diminuiscono? Allora vi ho portato due lavori recenti, questo è il primo. Qua in realtà voi vedete espressa l'entità del miglioramento pre-post, cioè quali sono le strategie terapeutiche studiate che risultano essere più efficaci in termini di differenza di punti su una scala di valutazione che in generale ha e avete una serie di eh, diverse classi di farmaci. Allora, la maggiore differenza, quindi la maggiore efficacia in termini di risposta a remissione, in effetti si evidenzia con farmaci che agiscono sull'NMDA, sui recettori NMDA, che sono eh, dicicloserina, minociclina o la ketamina, che è un antagonista, gli altri sono in qualche modo dei agonisti parziali. Quindi questa è la strategia terapeutica che dà più promesse. Abbiamo altre strategie, aripiprazolo in aggiunta, litio in aggiunta, brexiprazolo, la motricina. Questo è il risultato di questo studio qua. Il secondo lavoro che vi presento è questo qua di Carter, che l'ha di nuovo ha fatto una revisione degli stessi studi, ha calcolato eh, mettendo tutti gli studi come classe insieme e ha calcolato l'effect size, cioè di quanto si differenzia l'effetto rispetto all'aggiunta di placebo. Qua sono studi controllati verso placebo. Voi vedete che i numeri diminuiscono, là c'erano anche degli studi in aperto. Eh, quello che funziona sicuramente è l'aggiunta di alcuni antipsicotici atipici con delle maggiori evidenze per aripiprazolo e brexpiprazolo tra i farmaci antipsicotici, gli altri hanno un unico studio che ne ha dimostrato, quindi l'efficacia c'è. Anche qua questo studio conclude esattamente come quello precedente, cioè la classe di farmaci, di composti che sembra essere più efficace di fronte ad una non risposta, almeno due antidepressivi dati conseguenzialmente, sono farmaci che agiscono con meccanismo d'azione diverso rispetto al solito, quindi sono farmaci che agiscono sull'NMDA, verso placebo. Quindi per tirare un po' le somme da questa chiacchierata dalla depressione alla depressione resistente, direi che una definizione che possiamo prendere, che è quella comunque che ci è data dall'EMA, è di definire resistente quella, forme di depressione che non hanno risposto almeno due trattamenti, quindi state attenti a leggere la letteratura, le altre chiamiamole non responsive. Quanto è frequente questo tipo di depressione? 5-12% di tutte le forme di depressione maggiore, quindi arriviamo a un paziente su 10 dei pazienti che vediamo che accedono ai nostri servizi, e quindi una proporzione secondo me significativa. È un quadro clinico che sicuramente è complesso: è complesso per complicanze, per mortalità da suicidio, da cause naturali e per. Una ridotta risposta ai convenzionali strategie e trattamenti di cui disponiamo. Abbiamo pochi dati, tutto sommato, su quali siano le strategie ottimali di trattamento. Qualcosa c'è: a ripiprazolo, brexiprazolo possono essere aggiunti e lì abbiamo delle buone efficacia. Litio può essere aggiunto, la motregina. Oltre a questi composti non abbiamo altre grandi evidenze per cui per esempio l'aggiunta degli omoni tiroidei non è efficace perché è efficace solo di fronte ad una prima non risposta o non è studiata. Quindi c'è spazio e chiudo con questa considerazione sicuramente per trattamenti innovativi in psichiatria che pensino, suggeriscono nuovi meccanismi d'azione per una proporzione di pazienti che ha una forte richiesta di bisogni di cura.